6 settembre 2014, Liberi TV, Gianni Colacione, davanti a Montecitorio incontriamo Simone Carabella che si sta prestando a una vera e propria impresa sportiva, un valore sociale e anche politico. Simone, di che si tratta? Oggi insieme a Claudio Palmulli e col cuore insieme a tutti i ragazzi di Montecitorio e a tutti gli italiani che vorranno seguirci, correremo 51 km spingendo appunto Claudio Palmulli in carrozzella da Montecitorio fino ad Ostia. I motivi per cui corriamo sono tanti. E sono tutti i motivi che riguardano ogni singolo cittadino italiano, anche se non ci toccano personalmente. Corriamo per le vittime del sangue infetto, sono tutte quelle persone che vanno in ospedale per curarsi ed in seguito ad una trasfusione contraggono epatite C o HIV. Quindi sono assolutamente vittime dello Stato. Lo Stato, oltre a non tutelarli, a farli ammalare, non gli garantisce neanche il giusto risarcimento. Ecco, adesso abbiamo gli amici calabresi con cui sono in contatto e che ho sentito ieri, che da diversi mesi addirittura non prendono i soldi che lo Stato gli ha dato fino a qualche mese fa, i 300 o 400 euro mensili minimo dignitoso sindacale per vivere appunto in maniera dignitosa. Non prendono questi soldi, sono persone appunto che vanno in ospedale, contraggono epatite C, HIV e oggi lo Stato non gli risarcisce neanche il risarcimento mensile. Un altro motivo fondamentale per cui corriamo e per cui mi batto veramente da tanto tanto tempo è il caso Stamina. È incredibile, questa situazione è soltanto italiana, solo in Italia non possiamo decidere come curarci. Insieme ai ragazzi di Montecitorio abbiamo fatto tantissime iniziative, ho fatto il salto nel Tevere il 1 gennaio, adesso addirittura abbiamo saputo, notizia di pochi giorni, che i NOE hanno sequestrato le cellule staminali dentro gli ospedali di Brescia, impedendo di fatto alla piccola Noemi, a tutti i bambini per cui i giudici hanno dato l'ok alle cure, di non potersi curare. Ecco, questa è una situazione veramente solo italiana che dobbiamo assolutamente capovolgere e sono sicuro che insieme riusciremo a farlo. Ancora un altro motivo altrettanto importante sono le barriere architettoniche. Partiamo da Roma, ma l'obiettivo è togliere le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo riusciti, grazie all'ultima maratona che abbiamo fatto insieme a Claudio, in collaborazione col sindaco Marino di Roma, a rimettere in funzione l'ascensore che può portare i disabili da Piazza di Spagna al bagno sottostante. Non ci fermiamo, vogliamo costruire un montacarichi che porti le persone non autosufficienti dalla metro di Piazza di Spagna fino a Trinità dei Ponti. Ripeto, non è l'obiettivo finale, ma è soltanto il volano per far capire ai cittadini italiani che se vogliamo possiamo ed insieme possiamo raggiungere ogni obiettivo. L'ultimo, ma non per ordine di importanza, è Beatrice, una ragazza che ci ha chiesto di correre anche per lei, che sarà con noi, non fisicamente, ma col cuore, sta lottando la sua battaglia più importante, quella contro un tumore, e noi siamo sicuri che lei ce la farà. Ecco, tutte queste motivazioni, tutte queste battaglie che portiamo avanti, insieme a tante altre come le terre dei fuochi, come le persone malate di tumore per colpa delle terre dei fuochi e quindi sempre per colpa dello Stato, la costruzione di nuovi inceneritori, la sanità che non funziona, sono tutti motivi che, ripeto, anche se non ci riguardano personalmente, toccano ognuno di noi. Dobbiamo uscire dalla logica per cui iniziamo a combattere una battaglia soltanto quanto siamo toccati in prima persona. Queste sono circostanze, sono abusi che riguardano ogni cittadino italiano e noi insieme ce la faremo. Grazie. Grazie a te. Allora. Claudio, tu sei parte integrante di questa vera e propria impresa, perché si tratta, ripetiamo, di una corsa, di una marcia in qualche modo, in cui Simone spingerà la carrozzina con Claudio fino al primo cancello di Ostia. Come ti senti essere così parte integrante di questa azione? Allora, molto bene, in quanto ho iniziato questa battaglia contro le barriere architettoniche proprio con Simone, perché sono andato con dei colleghi di lavoro a Piazza di Spagna e sono rimasto bloccato. Da lì ho fatto una lettera aperta dove ho chiamato un giornalista tramite Simone Fabio Ascani, dove mi ha aiutato a pubblicizzare questa cosa. Grazie a questo un consigliere comunale, Daniele Frongia, ha letto questa cosa e l'ha presa in considerazione, e da lì abbiamo iniziato questa cosa con Simone. Abbiamo deciso di fare la prima maratona per accendere i riflettori su questa cosa, perché, come diceva Simone, non è possibile che una città come Roma, capitale del mondo, sia così svantaggiata in questo senso. Cioè, un disabile non ha il diritto di uscire di casa, prendere la metro per girare Roma liberamente. Grazie. Qui siamo vicini alla tenda di Stamina, che sta davanti a Montecitorio da un po' di tempo, ci sta anche Sandro.
Sì, salve, buongiorno, sono Sandro Viviano e noi dal 23 luglio dell'anno scorso siamo qua davanti a Montecitorio per chiedere il nostro diritto, il diritto di scelta di cura quando la scienza ufficiale non ha niente da offrirti. Oggi c'è un metodo che si il metodo Stamina, alla quale il governo ce le impedisce dopo che ci sono stati 418 infusioni senza effetti collaterali e bambini dal 2011 fino a oggi hanno avuto dei miglioramenti. E quindi noi non pretendiamo che il metodo Stamina sia usufruibile a tutti. Grazie. Non nato a Newport sono stati seguiti gli incidenti ordinari di Manenna contro Russia e Putin, sanzioni economiche che peraltro ora si trovano in attesa di vedere se reggerà la tregua. A favore degli alleati dell'Europa orientale invece un forte intervento rapido con un quartier generale dislocato all'est e depositi di armamenti pronti all'uso nelle repubbliche baltiche, in Polonia e in Romania. Servirà a trasmettere il messaggio che sì, l'alleanza è pronta a morire per Tallinn come il 39 secondi. Grande Claudio! Buongiorno! Lui è Claudio! All'arrivo com'è andata? Tutto bene, ce l'abbiamo fatta. Dopo 51 km sotto al sole è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, senti, è stato faticoso la strada, com'era? Rientra anche un po' delle barriere architettoniche, il fatto che le strade sono devastate anche per le carrozzine. Soprattutto da Montecitorio in poi, buche su buche, è una città che ovviamente ad oggi non è accessibile a nessuna carrozzina, cioè è troppo piena di barriere architettoniche. Grazie. All'arrivo da questa impresa veramente che è stata faticosa, Simone, come ne sei uscito? È andata meglio di quanto mi aspettavo, devo dire la verità. Una cosa importante a tutte le persone che mi hanno chiesto come avrei fatto a spingere 50 km Claudio in carrozzina con un ginocchio rotto, al di là delle forti motivazioni che mi spingono a farlo, ho risposto passo dopo passo. Io penso che questo sia un concetto che possa essere applicato a tutti i campi della vita, anche al grande cambiamento che porteremo all'Italia.
si parte da un primo passo, ogni grande conquista parte da un passo, noi il primo passo l'abbiamo fatto. Ha detto Claudio che relativamente alle barriere architettoniche, insomma, la strada era in molti tratti veramente proibitiva per le carrozzine. Diciamo di sì, al di là dell'assenza quasi totale di una pista ciclabile su tutta la Colombo, percorribile penso al massimo in 5 km con pista ciclabile, la strada sì è assolutamente proibitiva. Dobbiamo dire però, ad onor del vero, che in seguito alla nostra precedente manifestazione abbiamo ottenuto la riattivazione di un ascensore che porta disabili al bagno di Piazza di Spagna e probabilmente è partito grazie anche al consigliere Frongia del 5 Stelle del Comune di Roma un iter che porterà alla costruzione di un montacarichi che finalmente permetterà ai non autosufficienti di salire dalla metropolitana di Piazza di Spagna fino a Trinità dei Monti. C'è molto lavoro da fare per quanto riguarda le barriere architettoniche, qui siamo a Ostia, al mare, anche per quanto riguarda appunto l'accesso al mare dei disabili, insomma c'è parecchio da fare. Ma in realtà Roma è un volano che noi vogliamo usare per dare l'esempio ad ogni cittadino italiano che poi è possibile ottenere risultati senza delegare a chi amministra le città, possiamo ottenerli anche noi, quindi ottenendo a Roma dimostriamo a tutti che è possibile ottenere risultati a favore delle persone meno fortunate in ogni città d'Italia. Grazie a Simone Grabella, di nuovo su Liberi TV. Grazie a te. Ringrazio Simone Carabella per la bella, ottima, generosissima iniziativa che ha portato a compimento oggi a favore delle vittime del sangue infetto. Vittime di una vicenda definita una vera e propria strage, una strage silenziosa, ma soprattutto silenziata da tutti gli organi di stampa. Strage che al momento ha fatto oltre 60.000 vittime che in questo momento stanno percependo dallo Stato italiano un indennizzo che probabilmente non verrà più garantito se lo Stato non riprenderà urgentemente il trasferimento dei fondi in materia. Trasferimento dei fondi che è stato delegato alle regioni dal 2001. Tutta questa serie di disfunzioni amministrative che mettono al centro dell'attenzione la completa inefficienza di queste deleghe regionali in materia sanitaria ha portato una situazione oltremodo angosciante soprattutto per quelli che a mio modo di vedere sono i veri artefici di questa lotta in questo momento e che stanno combattendo per un'ingiustizia che è ancora più ingiustizia delle altre, e mi riferisco ai cittadini emodagineggiati calabresi che dal gennaio di quest'anno hanno subito gli effetti di questa mancanza di trasferimenti e non percepiscono l'assegno che ad oggi rappresenta l'unica fonte di sostentamento per loro. Ma anche altre regioni non versano in ottime condizioni riguardo a questa voce. E anche la Puglia ha recentemente palesato attraverso il suo governatore Vendola che se non verranno ripristinati questi fondi loro saranno disposti a rimettere le deleghe. Ora, a fronte di questo teatrino disgustoso che va ormai avanti da ben 3-4 mesi, visto che è diventato elemento fondamentale di tutte le conferenze Stato-Regioni che si sono appunto avvicendate in questi ultimi tempi, tra l'altro conferenze Stato-Regioni che ricomprendono anche altre problematiche relative alla nostra vicenda, ma in questo momento mi vorrei focalizzare su questo, porre l'attenzione su quello che stanno vivendo gli emodaneggiati calabresi, ai quali va la più ampia vicinanza, e sono a ricordare a tutti che proprio questi emodaneggiati calabresi a breve si riuniranno in presidio, e vorrei dare in diretta. Gli emodaneggiati della Calabria, riuniti in assemblea, hanno deciso di autoconvocarsi il giorno 15 settembre 2014 in un sit-in dalle ore 10.30 come atto dimostrativo a carattere pacifico davanti alla prefettura di Catanzaro. Leggo il loro testo. Siamo tutte persone già invalidate dalla malattia, ma che non hanno nessuna intenzione di vedere calpestata la loro dignità da chi vuole negare i loro diritti.
Noi che avremmo potuto vivere un'esistenza normale e senza nessun problema di salute, non ci siamo piegati passivamente alla malattia che ci ha colpito tutti in maniera irreversibile e disabilitante, e ognuno con i propri mezzi è riuscito a ottenere il riconoscimento del danno subito, grazie alla legge 210/90/92, attraverso un vitalizio seppur minimo per affrontare le spese di cura. La giustizia italiana e quella europea nei vari livelli di giudizio hanno riconosciuto i danni subiti e dato ragione alla nostra battaglia, condannando il governo italiano a risarcire tutti. In Calabria, da ormai 8 mesi, nessuno di noi percepisce l'indennizzo, concesso come garanzia di una sopravvivenza decente. La competenza in materia di indennizzo ex legge 210/92 per i malati di epatite C è posta e HIV è posta in capo alle regioni dal decreto legislativo 112 del 98. Un dovere a cui non è possibile sottrarsi, come la Calabria sta facendo, perché rientra a pieno titolo nell'ambito delle competenze affidate alle regioni dalla Costituzione. Chiediamo di poter esprimere pacificamente il nostro dissenso, quale diritto costituzionalmente garantito per l'ingiustizia che stiamo subendo e per rompere il silenzio degli amministratori regionali che ad oggi non hanno dato alcuna risposta. Voglio ricordare che se è vero che il motivo di questa disfunzione possa essere da addebitare allo Stato centrale, che ha bloccato con una norma votata da tutto il Parlamento questi trasferimenti, c'è anche da dire che le regioni, nell'accettare la delega, dovrebbero finirla di partecipare a questo disgustoso teatrino, dove poi alla fine chi rimane in mezzo è un malato, che peraltro è malato in questo caso non certo per colpa sua. Quindi io ringrazio ancora Simone, ringrazio soprattutto il coraggio dei calabresi, so quanto è difficile uscire con la faccia allo scoperto e metterci la faccia e anche qualcos'altro in una realtà che malvede portare in piazza certe vergogne, ma è chiaro che anche l'atteggiamento lassista di questa classe politica calabrese, che tra l'altro, essendo in propaganda elettorale, non sta facendo altro che quello che ha fatto negli ultimi 20 anni, appare veramente un esempio disgustoso per un paese che dice di voler cambiare marcia. Un saluto a tutti.